abbiamo in questa sovvenzionata, ma andiamo avanti noi con dei lavori, riuscendo a chiedere un aiuto alla gente. Siamo qui grazie qua al comune che ci autorizza. Diciamo che con questa attività abbiamo avuto modo di far entrare tanti ragazzi anche all'interno della comunità. Infatti noi veniamo da questo centro, dal centro di Roma. Questo qua in piccolo. No, ed è manco aperto. Infatti qua ci siamo su anche noi, non so se riesci a vederli. Con questa comunità siamo anche noi ragazzi che ne siamo usciti da questo problema, grazie a questa comunità. Ah, se c'è no, ma spesso non viene più, vedi che i nostri ragazzi sono abitati. Tutti quelli che sono scesi in Romagna, negoziare per contestare le nuove tutele. Procediamo di lavoro. Perciò procediamo di lavoro adesso. Ora questo. Non sono stato. Allestito un punto di informazione per far conoscere ai cittadini teramani la posizione della CISL in materia di lavoro, di previdenza e di fisco in riferimento alle trattative in corso con il governo. Noi ribadiamo oggi ancora una volta che l'articolo 18 non si tocca, anzi va estesa a tutti i lavori affinché diventi patrimonio di tutti i lavoratori italiani. Se il governo manterrà la propria posizione, la CISL proclamerà lo sciopero generale. Al centro della piattaforma c'è soprattutto l'esigenza di coniugare la flessibilità con la riforma del collocamento, della formazione degli ammortizzatori sociali per trasformare i lavori precari come i lavori interinari, le collaborazioni coordinate e continuative in lavori stabili.